nostro, ma con un'esperienza politica già consistente alle spalle, no? Consigliere comunale, presidente del consiglio comunale, e adesso questa nuova avventura scommessa con la candidatura al consiglio regionale. Tante le problematiche, tante le istanze che devono essere portate in quel dibattito. Sì, io credo che la provincia di Brindisi è arrivato il momento che abbia il giusto riconoscimento e soprattutto la giusta centralità. Emiliano con la sua amministrazione e Vendola prima di lui hanno maltrattato il nostro territorio. Possiamo fare l'esempio della sanità per poi passare ai rifiuti, per passare alla cultura, all'università. Ci sono tante tematiche sulle quali quindi si è stata maltrattata, è stata tenuta fuori da tutto, e oggi è giunto il momento per noi brindisini di avere il giusto ruolo all'interno dell'amministrazione regionale e soprattutto della giunta regionale. Io penso che ce la possiamo fare tutti quanti insieme, questa volta è la volta giusta, io ci metto la mia faccia, ci metto il mio impegno, ci metto l'entusiasmo e l'amore per la mia terra. Per il resto poi tocca a noi decidere se Brindisi deve delegare a qualcun altro il futuro del suo territorio oppure può avere la giusta centralità eleggendo un brindisino alla regione. Insomma, Brindisi rivendica un posto anche nell'esecutivo regionale. La promessa che strapperò a Raffaele questa sera è proprio quella di avere nel prossimo esecutivo regionale un rappresentante di Brindisi, magari anche il consigliere brindisino eletto in consiglio regionale. Quindi credo che Brindisi lo merita e il territorio tutto lo merita, dopo tanti e tanti anni di maltrattamenti e di atteggiamenti non congrui e non comparabili alle altre province che hanno avuto tanta differenza della nostra. Tante problematiche, la sanità, l'agricoltura ad esempio, su cui si deve intervenire, cioè intervenire ancora maggiormente. Per la sanità possiamo prendere spunto da quello che è successo con l'emergenza del Covid-19, per come è stata organizzata, per come è stata portata avanti, o addirittura su quello che è stato fatto sulla... è una nota dolente, la cultura e soprattutto l'università. Altre province hanno avuto le giuste risorse della regione Emilia, Brindisi no. E non mi sembra corretto, non mi sembra giusto per i cittadini di Brindisi che sono come tutti quanti gli altri. Quindi dobbiamo far sentire la nostra voce, la delega ce l'abbiamo noi, ce l'hanno i cittadini, che devono andare a votare e soprattutto devono scegliere quello che è meglio per la loro provincia e per i loro territori. Abbiamo un sistema sanitario totalmente disorganizzato, il territorio non esiste, la medicina territoriale, basta chiedere ad un medico di famiglia cosa ne pensa di questa gestione, sono stati depotenziati gli sprechi, sono stati depotenziati gli ospedali di comunità, sono stati depotenziati i dipartimenti, gli investimenti in tal senso hanno portato a dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. La Puglia esce dalla gestione Covid in malo modo, perché è inutile raccontare sciocchezze. Il paragone non può essere con la Lombardia, ma deve essere con le altre regioni del Sud Italia. E se paragoniamo la Puglia con le altre regioni del Sud Italia, viene fuori che in Puglia c'è stato il più alto tasso di mortalità, il basso numero di tamponi e il più lungo tempo per avere un risultato sui mesi di tamponi. E quello che sta creando in questi giorni è imbarazzante, perché abbiamo chi dovrebbe essere impegnato dal punto di vista tecnico scientifico a seguire la vicenda del Covid e la sua produzione, ritorniamo in campagna elettorale. Sono due cose che ci stanno uccidendo in un modo, una vergogna, ecco perché noi abbiamo chiesto, io ho chiesto con forza al governo, così come ha commissariato la Puglia per la preferenza di genere, commissari la Puglia anche per la vicenda del Covid, perché non possiamo rischiare di avere una gestione così irresponsabile. Quindi si paga anche una presenza forte della politica rispetto a Taranto. C'è il rischio di un disastro occupazionale anche su Prince, lì ha seguito il Just Transition Fund. Ecco, in un periodo di decarbonizzazione del genere c'è uno svantaggio competitivo rispetto a Taranto. Ci sono delle risposte che vengono date con degli slogan. Parlare delle risorse che arriveranno a Brindisi e a Taranto sul Just Transition senza conoscere il merito del provvedimento è singolare. L'ho detto più volte, noi abbiamo presentato degli emendamenti di merito che non sono stati accolti da una parte. Dall'altra la regione dovrebbe avere un ruolo su questo, la regione non se ne occupa per nulla, perché la regione perde i fondi europei che gli vengono assegnati, figuriamoci se si impegna per cogliere altre opportunità. L'impegno è anche sulla base della mia esperienza in Europa di questi anni, cercare di cogliere queste opportunità e di costruire non una regione che distribuisce, prevende posti di lavoro agli amici degli amici, ma una regione che sia in grado di avere un progetto di sviluppo che realizzi le infrastrutture e che delini una prospettiva di efficienza e di modernità. E che sviluppo è immaginato?
Sì, perché c'è un centrodestra finalmente unito, abbiamo superato gli errori che abbiamo fatto in passato, per la prima volta dopo 15 anni ci sentiamo uniti e convinti di poter raggiungere questo risultato. E questo dà molta credibilità anche a questo progetto. Sicuramente una grande novità, che è un elemento importante, le forze di governo a Roma sono insieme solo per evitare che il centrodestra fa il governo senza un progetto di governo, e la dimostrazione è il fatto che in Puglia le forze di governo si presentano con 4 candidati, penso che sia una dimostrazione plastica della incapacità di essere insieme, della totale mancanza di un progetto politico per quanto riguarda le forze di governo, e penso che sia stata una scivolata di nuovo anche il pressing di Ponte che poi si può seguire i problemi di questo territorio, cerca di impegnarsi per provare a imporre le risoluzioni senza fare niente.